Eccomi qua, eccoci ragazzi, mi metto a sedere, voi sapete che abbiamo bisogno di sedia e di asciugamano, ok? Che terrete a portata di mano o nello schienale o sotto i glutei. La lezione di oggi è una lezione di Pilates e postura con dei benefici per la zona lombare, la bassa schiena. Appunto, abbiamo bisogno della sedia e dell'asciugamano, quindi se non le avete ancora lì a portata di mano potete procurarveli. Spesso, non sempre, abbiamo della tensione alla schiena, magari abbiamo fatto un lavoro pesante in casa, abbiamo lavorato troppo da seduti, insomma, tutte queste tensioncine, questi dolori sono causati spesso da rigidità e atteggiamenti anche a volte posturali errati, che ripetuti nel tempo, questi atteggiamenti portano a dei disallineamenti della colonna vertebrale con degli squilibri muscolari. Quindi con la nostra lezione andremo proprio a far respirare le nostre vertebre, creando spazio per i nostri dischetti intervertebrali. Il lavoro di oggi punterà a tutto un lavoro di mobilità, quindi muoveremo tanto il corpo, soprattutto all'inizio nel riscaldamento, poi lo allungheremo con degli esercizi di stretch basilari per mantenere i muscoli allungati, ma lavoreremo anche di rinforzo dei muscoli legati proprio al bacino e alla schiena. Poiché per avere sostegno abbiamo sempre bisogno, la necessità di avere, oltre che un discorso di allungamento muscolare, anche un buon tono muscolare, ok? Il lavoro, come vi dicevo prima, è a incremento muscolare. Partiremo da esercizi in posizione seduta semplici, proseguiremo con un lavoro più intenso, portandoci piano piano alla stazione eretta e ripeteremo gli esercizi in maniera un pochino più intensa. Diciamo che tutto questo lavoro cercheremo di fare tutto questo lavoro sempre con la nostra colonna vertebrale in posizione corretta, ok? Quindi con le nostre curve sia lombare che cervicale in posizione corrette. Vi darò tante indicazioni comunque durante l'intera pratica. Iniziamo, ragazzi, buon lavoro. Partiamo seduti e apriamo un pochino le gambe. Cercate di stare seduti proprio nel principio della sedia, quindi lasciate tutta la sedia libera dietro, appoggiate solo gli ischi nella sedia. Apriamo bene le ginocchia, il bacino con anche i piedi allineati e sentiamo con le mani in appoggio alle cosce la colonna piano piano allungarsi verso l'alto dal centro della testa. Partiamo a respirare, inspiriamo, cresciamo, solleviamo le braccia. Ci allunghiamo, guardiamo sempre avanti, ruotiamo le braccia e scendiamo. Ancora inspiro dal naso cresco, espiro, ruoto le mani, il braccio e scendo. Mantieni sempre la colonna eretta, cresci ancora, inspiri, spalle basse, espiri, scendi. Scaldiamo il corpo con dei respiri, ancora due. Butto fuori l'aria dalla bocca, scendi piano piano, ancora uno, inspiro, ruoto e scendo, espiro. Manteniamo questo allineamento, portiamo le mani nella gamba destra, nella coscia, cercando sempre di avere questo allungamento della colonna vertebrale. Inspiriamo, guardiamo avanti ed espirando flettiamo il busto in avanti mantenendo l'allineamento, quindi non ti devi incurvare ma devi mantenere la schiena bella allungata. Distendi di nuovo, inspiri, di nuovo fletti fuori l'aria, quello che riesci e torni, inspiri ancora, fuori l'aria, scendo e salgo, scaldo, va, scendo e salgo, ancora tre. Fuori l'aria, scendo, inspiro, salgo, ancora due, scendo e salgo, scaldo l'ultimo, scendo e salgo, ritorno al centro. Porti le mani ai fianchi, flettiamo
Facciamo un lavoro di antiversione di bacino, quindi inarchiamo un pochino la schiena portando l'osso sacro indietro ed espirando svuotiamo l'addome, mandiamo il pube in avanti e l'osso sacro fra le gambe. Di nuovo antiversione, inspiro, retroversione, espiro. Mantieni le spalle ferme, di nuovo sacro indietro, inspiro e sacro fra le gambe, espiro. Ancora 4, inspiri, antiversione, espiri, retroversione, e 3, scaldo la bassa schiena e svuotiamo. Ancora 2, inarco leggermente e adesso svuoto, svuoto. Ancora 1, antiversione, inspiro, retroversione, espiro. Ritorno in posizione neutra, ovvero né in antiversione né in retroversione, nel mezzo. È la posizione corretta di neutro di bacino. Mantieni questo allungamento di neutro di bacino, portiamo le mani alle cosce, proprio vicino alle ginocchia. Inspiriamo, ci prepariamo ed espirando spingi con le mani contro le cosce, cercando di percepire l'addome che si attiva. Spingi, 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 lavoro di isometria. Lasci la pressione, inspiri. Di nuovo spingi, 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 attiva l'addominale. Lasci, inspiri. Il tutto mantenendo la schiena lunga, le spalle basse. E lasci, inspiri. Di nuovo butta fuori tutta l'aria, spingi, 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 attivando l'addome. Prova a immaginare di voler salire con la forza dell'addome. E rilassi ancora, spingi, 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 attiva l'addome. Prova a staccare leggermente il sedere. E riappoggi, inspiri, tutto con la schiena stabile. Di nuovo spingo, attivo l'addome, salgo un po' di più, stendo, ritorno, mani alle cosce, piano piano appoggio, inspiro. Non incurvare la schiena, continua ad attivare l'addome ogni volta che sali, distendi le gambe, scendi attivando l'addome, piano l'appoggio e torna ancora. Spingi, attiva l'addome, sali, ritorni in squat con l'addome attivo, riappoggi. Ancora due, fuori l'aria, sali. Inspiri, appoggi piano piano. Ancora uno, fuori l'aria, sali. Inspiri, appoggi. Rifaccio ancora lo stesso esercizio. Provo, se riesco, a scendere e non appoggiare il sedere, mantenere il bacino sollevato. Se invece ho difficoltà, ogni volta appoggio ancora e mi metto a sedere. Scendi in squat, schiena bella stabile, torno. Mantieni l'addominale attivo, schiena bella eretta, apri bene le ginocchia e torni ancora. Scendi e sali. Fuori l'aria 6 e torno. Ancora 5, forza nell'addome, torno. E 4. Tieni il bacino aperto e 3, torno, ancora 2, scendi un po' di più se riesci e torno, ancora 1, resto. Prova a mantenere il lavoro di isometria, forza nell'addome, nelle gambe, nella schiena. Se senti difficoltà puoi appoggiarti e sederti, mantieni ancora 6, 5, forza, 4, respira, 3, 2, 1 e mi metto a sedere piano piano. Ottimo, ho mantenuto il lavoro di isometria che mi permette di acquistare forza. Lascio le mani alle cosce, sollevo il braccio sinistro, inspiro, vado in inclinazione verso destra e torno dall'altro lato, fuori l'aria, ritorno ancora, allungo, prendo spazio per la schiena. Dall'altro lato e ancora 4, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, ancora 2, vado, mi allungo, ritorno, ancora 1, mi allungo, ritorno e stop. Mi giro di lato verso destra
ruoto un pochino le gambe, ok? Lascia il piede un po' puntato, sei ancora a sedere sulla sedia. Con la mano ti aiuti a tenere la schiena eretta con la mano nello schienale, dopodiché provi a strisciare, sollevi il ginocchio destro, sali, inspiri ed espirando allontani un pochino la gamba, puntando il piede, stendi un po' la gamba, quello che puoi dare. Inspiri, sali, schiena sempre eretta, l'altra mano appoggia nella coscia, ti aiuti a tenere la schiena eretta, allunghi. Non allungare troppo all'inizio, ci arriviamo piano piano. Fuori l'aria lunga, attiva l'addominale, attiva il gluteo della gamba che distendiamo. Senti come il gluteo si attiva, distendendo la gamba ancora. Inspiri, stendi, espiri, ancora. Sali e allontana. L'ultimo, sali, inspiri. L'ultimo, allunghi, mantieni un attimo l'allungamento. Se senti che c'è un po' di tensione alla schiena, pieghi la gamba dietro, altrimenti la distendi. Mantieni l'addome attivo, le spalle basse, la schiena forte. Un respiro ancora. E torniamo. Portiamo di nuovo il ginocchio, il petto, inspiriamo, distendiamo la gamba in avanti. Dopodiché portiamo le mani nella coscia sinistra, lascia la gamba allungata, inspiri ed espirando scendi con il busto, attenzione, anche qui la colonna bella eretta, non devi incurvare la schiena e torni, puoi anche con una mano tenerti ancora la sedia, scendi, quello che puoi dare e sali, allunghiamo piano piano, scendi, 3, risali, inspiri, ancora, 2, risali, inspiri, un altro, scendi, resti o rimani con entrambe le mani al ginocchio o mi tengo ancora dalla sedia, ma se riesco vado, mi allungo con la mano destra nella gamba, nel piede, aggrappo il piede e mantengo lo stretch. Mi raccomando, non incurvare la schiena, se è troppo lasci le mani qua, non devi arrotondare la schiena, devi mantenere sempre l'allungamento, immagina sempre che dall'osso sacro ti tirano verso in basso, verso il basso e dal centro della testa direzione opposta. Un altro respiro, manteniamo lo stretch. Piano piano scendiamo sempre di più, ma con la schiena eretta. E torno, porto la gamba destra dietro, lascio il piede puntato, la gamba verticale, vedete che il ginocchio proprio cade perpendicolare. Mi aiuto dalla sedia, porto la mano al fianco, salgo distendendo un pochino le gambe, accompagno il movimento tenendoti dalla sedia, scendi e di nuovo la gamba sempre verticale, sali, stendi, fuori l'aria e ritorni, inspiri, salgo e scendo. Ancora, prendi confidenza con questo squat split. E ancora due, con l'aiuto mi appoggio ogni volta alla sedia, ancora un altro e torno, adesso salgo, provo ad allontanare leggermente la sedia o mi sposto, porto entrambe le mani ai fianchi e scendo senza l'aiuto della sedia, ma se vedo già che perdo l'equilibrio di nuovo mi appoggio, risali, ancora squat split, lo facciamo lento. E torno, controllo di avere la schiena eretta e il ginocchio sempre non supera mai il piede avanti. Ancora, scendi 6, torni, inspiri, scendi 5 e torni. Ancora, 4, mantieni la schiena allineata, torno, 3, attiva sempre gli addominali, 2 e torno. Ancora 1, resti, se è troppo mantieni la posizione a sedere nella sedia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sali. Di nuovo mi appoggio, vado a sedermi nella sedia, nella posizione e rimango. Con
Il ginocchio al petto, inspiro, con l'altra mano mi sostengo la sedia, provo ad andare a estendere un po' allontanando il ginocchio. Se vedo che ho difficoltà, prendo l'asciugamano e faccio questo lavoro agganciando bene l'asciugamano alla caviglia e di nuovo sali, inspiri, schiena eretta, allungo, mobilizzo, espiro, inspiro, salgo. Espiro, allungo, ancora sale e mobilizzo anche senza l'asciugamano. Salgo, estendo l'anca allontano. Gli ultimi due, mobilità bacino, allontano. Un altro inspiro, un altro espiro, resto. Mantieni l'estensione, allontani più che puoi il tallone dal gluteo. Mantieni l'addome, quello che puoi dare. Un respiro ancora. E torniamo. Ritorno al centro, ripartiamo da capo, da questa posizione. Ci apriamo nelle gambe. Mantieni l'allineamento. Un respiro, cresco. Ruoto, scendi. Ancora un respiro, cresco, ruoto, scendiamo, un altro, inspiro, ruoto le braccia, scendiamo, vado dall'altro lato, mano alla coscia, inspiro, raddrizzo e scendo verso la coscia sinistra, mantieni l'allineamento, ripeto tutto dall'altro lato, scendo e salgo, quello che puoi dare, l'importante è mantenere l'allineamento della schiena, ancora fuori l'aria, risali, inspiro, fuori l'aria, risalgo ancora, due, e torno, un altro mobilizzo, ritorno, mani ai fianchi, di nuovo antiversione di bacino, retroversione, svuoto, inarchi, inspiri, svuoti, retroversione, le spalle rimangono ferme e mobilizzo bene il bacino, ancora tre, fuori l'aria e due, fuori l'aria, svuoti, un altro, inspiro, un altro, espiro e ritorno in posizione neutra, di nuovo mani alle cosce, spingo per attivare l'addominale, solo addominale. Lascia, inspiro, di nuovo spingi, senti come il tuo addome si indurisce e lascia ancora, spingi, immagina quasi di voler salire, staccando il bacino, ancora proviamo a spingere, attivare l'addome, staccare un po' e riappoggio, inspiro, di nuovo spingo, attivo l'addome, stacco, mantengo l'allineamento e torno ancora, stacco. E torno, di nuovo stacco e provo a salire, poi di nuovo scendo, mi aiuto con le mani alle cosce, riappoggio, inspiro, di nuovo spingi, sali, mantieni il bacino aperto, scendi, riappoggi, ancora, spingi, sali, ricorda l'allineamento sempre corretto della schiena, scendo, ancora, l'ultimo così. Riappoggiamo, inspiriamo, attenzione, saliamo, proviamo a non appoggiare il bacino alla sedia, ma se vedi che c'è un pochino di affaticamento, puoi sempre sederti ogni volta. E torno, scendi schiena eretta, squat e torno. Cerca di mantenere le ginocchia belle aperte, l'allineamento e torno, ancora fuori l'aria. Inspiro, lo fai 4, torno, 3, torno ancora, 2, torno, l'ultimo, rimango isometria, mantieni l'allineamento, la forza nell'addome, nelle gambe, nella schiena, resta ancora 6, 5, 4, 3,
1 e piano piano ritorno a sedere. Rimango qua, porto la mano alla coscia, sale il braccio di lato, inspiro, inclino verso sinistra. E torno dall'altro lato, mi allungo, prendo spazio per la schiena, fuori l'aria, mantieni l'allineamento, allungo, ancora 4, fuori l'aria, inspiro, 3, torno, ancora 2 e torno un altro, mi allungo, ritorno dal di qui. Ruoto dall'altra parte, mi appoggio proprio con la coscia alla sedia, ho il piede puntato dietro, mi tengo con la mano allo schienale, sali col ginocchio, porti il ginocchio al petto, inspiri, allontani, punti il piede, provi a distendere quello che può dare la gamba. Non eccedere all'inizio, puoi lasciare anche la gamba leggermente flessa, nessun problema. Puoi anche utilizzare, poi lo vediamo, un asciugamano nell'esercizio che viene dopo. Ancora, inspiro, avvicino, espiro, allungo. Ancora, sali e allunga. Quello che puoi dare. 3, mobilizzo il bacino, allungo, tieni il gluteo attivo dietro. 2, allungo, tieni il gluteo dietro attivo. L'ultimo, su. Allontano il resto, mantieni tutta la gamba posteriormente attiva, anche i muscoli della schiena, mantieni l'allungamento, 3 respiri, 2 respiri, 1 respiro e torno, porti il ginocchio al petto, inspiro, distendo la gamba avanti. O mi tengo ancora dalla sedia e una mano la porto alla coscia, o entrambe le mani alla coscia, dritta la schiena, inspiro, fletto, busto verso le gambe e torno su. Mi raccomando, scendi di meno se avverti che la schiena tende a incurvarsi. Fermati proprio prima, la tua schiena deve rimanere sempre allineata. Quello che puoi dare, scendi 4. E torni, gamba lunga in basso, 3 e torni, fuori l'aria, 2 e torni, un altro, scendi, resti, mantieni qua, puoi rimanere con lo stretch con le mani qua, o se riesci allunghi e provi ad afferrare il piede. L'importante è mantenere l'allineamento della gamba. Resta ancora. Allinea l'osso sacro, mi tira dietro, centro testa, direzione opposta. Ancora 2 respiri. Mantieni l'addome attivo, 1 respiro. E piano piano risaliamo. Portiamo la gamba dietro, lasciamo il piede puntato, la gamba bella perpendicolare. Con la mano ti puoi aiutare, porti la mano al fianco, sali. Distendendo un pochino le gambe, ritorni a sedere, inspiri. Di nuovo sali, peso del corpo sempre leggermente avanti, lascia sempre il tallone dietro sollevato e mi appoggio. Posso continuare ogni volta a mettermi a sedere, lo faccio altre 2 volte, poi provo a staccarmi, ma se ritengo necessario tutte le volte appoggiarmi, lo faccio assolutamente. Sali, ti allontani un po' dalla sedia oppure sposti la sedia, mani ai fianchi, inspiri, metto qua così sono più stabile, scendo, posso tenermi ancora con la mano la sedia, se no entrambe le mani ai fianchi, scendo, il ginocchio non avanza, rimane in linea e torno, ancora scendi, allinea la schiena, sali, vai, scendi, squat split. Torni, ricorda l'allineamento della schiena e sali ancora. 5, torno, 4, torno, 3, torno ancora fuori l'aria, 2, ritorno all'ultimo resto. Puoi sederti, puoi tenerti oppure in equilibrio. Resta 8,
Forza in isometria, 3, schiena dritta, 2, 1 e risaliamo, ci rimettiamo a sedere. Brucia questo, eh? L'avete sentito dopo me lo dite. Allora, piedi uniti, chiudiamo un pochino il bacino, ginocchia unite, siamo sempre all'estremità della sedia. Porta le braccia in fuori, inspiri, ruota verso destra, ricerchiamo una torsione. Mano alla coscia, l'altra nello schienale, ruoto utilizzando anche gli occhi. Inspiro, ruoto le spalle, anche gli occhi guardano oltre la spalla. E torno, lavoriamo in torsione. Inspiro, torno di nuovo fuori, là. Risali. Continua ogni volta a ruotare sempre di più le spalle. Devi spingere contro la tua coscia per ricercare l'allungamento della schiena e la rotazione. Ancora due, fuori l'aria, ruoto. Inspiro, torno. Ancora uno, fuori l'aria, ruoto. Inspiro, torno. Rilassiamo. Piedi leggermente distanziati. Solleviamo il piede destro e lo portiamo alla coscia. Quindi piede alla coscia, porti le mani una nel piede e una nel ginocchio, raddrizzi la schiena, inspiri ed espirando fletti il busto in avanti mantenendo l'allineamento e risalgo, inspiro di nuovo fuori l'aria, risali, inspiri, ancora fuori l'aria, scendi quello che puoi dare, stiamo allungando un pochino il muscolo gluteo della gamba che sta in flessione sopra l'altra, scendi ancora, 3, torni, ancora, 2, ritorno, un altro, scendo, resto, mantieni più che puoi il busto in avanti, percepisci questo allungamento nella coscia laterale destra, allunghiamo il gluteo, mantienila sempre la schiena eretta. Cerca di non percepire mai la schiena arrotondata, mai in allungamento. Ancora un respiro. E ritorno. Da questa posizione facciamo ancora delle torsioni. Piedi uniti, ginocchia unite, apri, inspiri, ruotiamo a sinistra, torsione, guardo oltre la spalla, risali, ancora torsione, ruota. Risalgo, ruoto, 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 risalgo ancora, ruoto, ruoto, ruoto. Lo fai ancora 4 volte, cerca di spingere tutte le volte sempre di più per ruotare le spalle. Aiutati anche con gli occhi, ruota, libera la schiena in torsione. 2, ruoto fuori l'aria, inspiro, torno, ruoto fuori l'aria. Ritorno, inspiro, rilasso, distanziamo di nuovo, portiamo adesso il piede sinistro sopra la coscia e manteniamo l'apertura, quindi il ginocchio ben aperto, l'anca ben aperta, raddrizzi la schiena, il piede sotto è allineato, non è in apertura ma allineato, inspiro, avvicino un pochino il petto alla gamba, quindi flessione del busto in avanti. Inizio già a percepire un pochino di tensione, quello che puoi dare è fuori l'aria e torno. Chiaramente se la gamba non si apre rimango un pochino più chiuso, ok? Quello che posso dare ancora, flessione, fuori l'aria, ritorno, inspiro, gli ultimi 4, piano piano scendo e torno. Percepisci bene come la gamba si allunga, 3. Ritorno ancora, 2, ritorno, l'ultimo, scendi, fletti, resta, mantieni l'allungamento del gluteo, la schiena è sempre allungata, pensa sempre che il centro della testa va in una direzione e l'osso sacro va nell'altra direzione. Mantieni il respiro.
Ancora due. Lascia andare, scendi sempre di più col busto. Ancora uno. E ritorniamo, svincoliamo le gambe, ci portiamo su un fianco e di nuovo appoggiamo il piede dietro. Possiamo utilizzare l'asciugamano all'inizio. Fasciamo un pochino la gamba, solleviamo un pochino il ginocchio e andiamo in estensione dietro. Di nuovo avvicini, inspiri. Allontani, espiri. Se vedi che puoi farlo anche con la tua mano, togli l'asciugamano e vai in estensione, attivando bene il gluteo. Oh, ogni volta che vai dietro, estendi ancora. Avvicini, inspiri. Allontani, espiri. Quello che puoi dare, avvicino. Allontano. Attiva bene il gluteo dietro. Ancora due. Ancora uno, allungo, resta, mantieni l'allungamento, l'apertura del bacino, il tallone è lontano dal gluteo, mantieni ancora, due respiri, schiena bella forte, anche con l'asciugamano, un respiro e torniamo, rilassiamo, ritorniamo al centro, distanziamo di nuovo i piedi. Larghezza bacino, ci allunghiamo nella schiena, appoggiamo le mani alle cosce. Adesso di nuovo spingiamo contro le cosce per attivare l'addominale, anche qui. E lasci, inspiri, intanto vai sempre di più nell'estremità della sedia. Di nuovo spingi contro le cosce, indurisci la pancia e lasci. Di nuovo ogni volta che butti fuori l'aria spingi attivando l'addome e vai sempre di più con il peso del corpo nei tuoi piedi, nei tuoi talloni e lasci, inspiri. Di nuovo fuori l'aria spingi, l'addome senti che si indurisce e lasci, ancora spingi, pieghi un pochino le braccia. Il busto viene leggermente avanti ma non si incurva la schiena, provi a staccare un pochino il sedere e riappoggi, inspiri, puoi ruotare anche le mani, spingi, attivi l'addome, stacchi, distendi e ritorni piano piano, ricordati di mantenere sempre la schiena in posizione corretta, di nuovo fuori l'aria, sali, inspiri, scendi, ti siedi, di nuovo fuori l'aria, sali. Atteggiamento corretto della schiena e scendo ancora, sali, mi metto su un fianco per farvi vedere meglio e scendo ancora, salgo, la schiena rimane sempre retta, evitate di incurvarla, ok? Ancora, sali due, scendi, inspiri, sali uno, puoi continuare così oppure scendere, non appoggiare. Il sedere non appoggia e salgo, squat, scendi, il movimento è lo stesso, ma sono con le gambe forti, puoi portare anche le braccia in avanti e torno, mi metto sempre di fianco, voi continuate, squat e salgo, vedete la schiena rimane allineata, cerco di non incurvarmi, ma allineo e salgo, lo fai 8, torno, ogni volta puoi sederti, eh? E torno, altrimenti rimani su col bacino, 6, torno, fuori l'aria, 5, e 4, scalda bene, 3, non appoggio se riesco, 2, schiena allineata, 1, resto, rimani, mantieni l'isometria, schiena allineata, 8, se vedi che hai difficoltà appoggi ogni tanto il sedere, il bacino, 6, 5, forza nell'addominale, nella schiena, 4, 3, 2, 1 e risaliamo, bravissimi ragazzi, cambiamo le posizioni, ci mettiamo su un fianco, spostiamo la sedia, lavoriamo qua, la mettiamo su un fianco per avere proprio la parte alta della sedia in appoggio alle nostre mani, ok? Da qui cerchiamo di allontanare i piedi,
Lasciamo sempre l'appoggio delle mani, piega un pochino le gambe e cerca di allineare la schiena come a formare una tavola. Senti le gambe flesse, il sedere mi tira dietro, le dita delle mani in direzione opposta. Percepisci come prima cosa la schiena allineata. La testa è fra le braccia, le gambe sono ancora piegate. Una volta che ho allineato più che posso la schiena, se ho la possibilità, prova a distendere un pochino le gambe buttando fuori l'aria, ma ritorno di nuovo a piegare le gambe, allineo ancora di più la schiena, inspiro e di nuovo distendo le gambe. Se avverto, continuate a piegare e distendere, se avverto che nella distensione delle gambe la schiena si arrotonda, evito di distenderle completamente, ma le distenderò finché percepisco la schiena allungata. Ancora 3, allunga, ritorno, inspiri, ancora 2, fuori l'aria, ritorno, inspiro, ancora 1, resta quello che puoi dare a gambe distese. Se invece senti un pochino la schiena arrotondata, le pieghi, allungati dalle dita delle mani al sedere dietro. Ancora un respiro. Dopodiché pieghi le ginocchia, inspiri, arrotondi la schiena, attivi l'addominale per salire, ti avvicini un pochino alla sedia. Rimaniamo con le gambe più aperte che possiamo, i piedi vanno anche fuori dal tappeto, abbiamo l'appoggio alla sedia. Riprendiamo lo squat split, squat di prima aperto, quindi scendo. Le ginocchia stanno in linea, mi tengo allo schienale. Vedete l'allineamento della schiena? Attiva bene l'addominale e sali. Esercizio di prima è questo, scendo e salgo. Il tutto con l'appoggio delle mani. Scendi, pieghi le braccia, fletti le braccia e sali. Scendi, squat, anche un po' di più, scendi, vai, hop. E torno, fuori l'aria. Inspiro un altro, fuori l'aria e torno. Attenzione, da questa posizione scendo in squat, quello che posso dare, una posizione comoda. Io metto le mani al bacino per farvi vedere l'esercizio, voi potete stare ancora in appoggio. Antiversione di bacino, retroversione. Quindi in arco e svuoto. L'esercizio che ho fatto prima, in arco, inspiro. Svuoto l'addome, inspiro, sacro che va indietro, inspiro, sacro fra le gambe, espiro, le spalle stanno ferme, ancora 4, e svuoto, e 3, e svuoto, ancora 2, e svuoto, l'ultima antiversione, retroversione, mi riposiziono nel mezzo neutro e risalgo di nuovo l'appoggio, inspiro. Scendo in squat, 8, salgo, 7, salgo, puoi anche non tenerti alla sedia e se lo ritieni, 5, torno, ginocchia belle aperte, 4, fuori l'aria, 3, torno ancora, 2, torno, 1, resto, lavoro di isometria come prima, aggiungerò, rimani 8, 7, 6, forte l'addominale, 5, puoi sempre tenerti, 4, 3, 2, 1, piccoli molleggi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attiva l'addominale, il gluteo, 2, gambe forti, 1 e risalgo, questo brucia un po'. I lavori isometrici, quelli dove sono fermo, sono gli esercizi dove io acquisto forza in posizione sempre corretta di schiena. Andiamo avanti. C'è lo stesso esercizio ma intensifico. Piego, squat, inspiro. Attenzione, solleviamo il tallone destro, si stacca il tallone destro, riappoggio il tallone e risalgo. Di nuovo, fuori l'aria scendo. Inspiro, stacco. Fuori l'aria appoggio. Inspiro, risalgo e di nuovo scendi, sali, scendi, su e scendo su tallone, giù tallone
e salgo ancora, hop, su, riappoggio sempre il destro, ancora, scendo, salgo, scendo, ritorno, ancora, scendo, salgo, scendo, torno, attenzione, scendo, salgo, resto qui col tallone destro sollevato, piccoli squat. 8, 7, 6, 5, scendi bene, 4, puoi anche staccarti, 3, 2, 1, appoggio il tallone e risalgo. Chiudi un attimo le gambe, di nuovo mi allontano e di nuovo allineo con le gambe piegate. L'esercizio di prima, allunga più che puoi la schiena. Le dita da una parte, l'osso sacro dall'altra. Una volta che hai percepito la tua colonna bella allungata, provi a distendere un pochino le gambe e le ripieghi. Se vedi che la schiena è bella allineata, comunque continui così. Se la schiena si arrotonda, distendi un pochino di meno le gambe. Ancora tre, fuori la riestendo. Ancora due. Fuori la riestendo, ancora uno, fuori la riestendo, resto, mantieni l'allineamento, l'osso sacro mi tira da una parte, le mani dall'altra, puoi anche rimanere con le gambe un po' piegate, un altro respiro, poi piego le ginocchia, inspiro, arrotondo la schiena per salire, mi avvicino di nuovo. Apro di nuovo i piedi, allineo, scendo in squat come prima e risalgo. Prendi confidenza e torna. Ancora scendi, mantieni l'allineamento, scendi, ginocchia belle aperte. Ancora tre, ancora due, ancora uno, risalgo. Attenzione, scendi un pochino, mantieni, percepisci la tua posizione comoda. Antiversione, retroversione, antiversione, retro. L'esercizio di prima, sacro indietro, sacro fra le gambe. Antiversione, inspiro, retro, espiro, le spalle rimangono ferme. Arrotondi ancora due, fuori l'aria, ancora uno. Arrotondo, ritorni in neutro, quindi nel mezzo. E risalgo, il neutro è la posizione corretta di schiena che devo sempre assumere l'atteggiamento neutro di bacino per gli esercizi. Ritorniamo alla nostra intensità, inspiro, mi preparo di nuovo, scendo, squat, gambe aperte, salgo, scendi, sali, puoi fare sempre gli esercizi senza l'appoggio, ma direi che dovete scegliere proprio la comodità. Il lavoro è sulla parte bassa, la schiena è sempre retta. Ancora 5 e 4. Attiva l'addome. 3. Respira. 2. Fuori l'aria. 1. Resta. Isometria. Rimango qua come prima. Apri bene il bacino. Schiena forte. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, intensifico, piccoli, 8, 7, 6, gluteo attivo, 5, 4, 3, 2, 1 e risaliamo. Un respiro di recupero, poi abbino i sollevamenti del tallone. Ripartiamo, inspiriamo, espiriamo, scendiamo in squat, solleviamo il tallone sinistro. Riappoggiamo il tallone e risaliamo. Di nuovo fuori l'aria, sempre il sinistro sale, ritorna, estendo e fletto, squat, sale il tallone, giù tallone, risali ancora, scendi, su tallone, giù tallone, risali, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro. Butto fuori, sollevo, respiro, torno, attenzione, scendo, salgo, resto. Quindi ho il tallone sollevato, rimango in squat, piccoli, 8,
7, schiena dritta, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, tallone, risalgo. Bruciava un po', dopo mi dite fine del lavoro se avete sentito il lavoro per bene. Allora, allineo, ritorno al mio allineamento di prima, quindi allontaniamo le gambe, gambe piegate, allinea di nuovo. Questo esercizio di allineamento ci permette di allungare tantissimo la schiena. Ancora mantieni le gambe piegate. Testa fra le braccia, l'osso sacro mi tira da una parte, le dita delle mani dall'altra. Prova a distendere se riesci le gambe e rimani. Se vedi che la tua schiena perde l'allineamento del neutro, ritorni a piegare le gambe. Mantieni ancora due respiri. Un respiro. Ritorno a piegare le gambe, arrotondo per salire. Molto bene ragazzi, di nuovo rimango davanti alla mia sedia, questa volta mantengo i piedi allineati. Appoggio le mani verso la sedia, scendo, faccio uno squat split, scusate, uno squat normale andando, immaginando di sedermi su una sedia immaginaria e torni. Ogni volta che scendi hai l'appoggio delle mani alla sedia. Ricordati di non avanzare con le ginocchia ma di andare indietro col sedere. E sali di nuovo. Squat e sali ancora fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fra un po' intensifico, voi continuate con gli squat e sali. Squat, salgo ancora, due, torno, uno, resto, puoi tenerti tranquillamente, fai dei movimenti piccolini, scendi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani, 8, 7, rimani fermo, 6, 5, 4, 3, schiena allineata, 2, attiva l'addome, 1 e risaliamo. Intensifichiamo il lavoro dei talloni di prima, quindi scendo in squat, 1, stacco il tallone destro, riappoggio il tallone destro e risalgo solo col destro, quindi squat, scendo, sale il destro, scende il destro, risali, tieni bene la cassa toracica chiusa e l'addome attivo, scendo. Sale il tallone destro, scende il tallone destro e risalgo ancora. Hop, su, giù, ritorno. Puoi anche non appoggiarti alla sedia, quello che puoi dare. To, scendo, su, torno, sali ancora. Scendo, su, giù, salgo. Attenzione, scendo, su, resta, quindi ho il tallone sollevato. Piccoli, hop. Hop, 8, 7, schiena allineata, 6, 5, sali un po', se è troppo, 3, 2, 1, riappoggio il tallone e risaliamo. Di nuovo allunghiamo la schiena, allontano, le gambe rimangono flesse, allinea, senti la tua schiena sempre più lunga, l'osso sacro ti tira dietro, dita delle mani in avanti. Se riesci, distendi le gambe. Recupera, tre respiri, due respiri, un respiro, poi di nuovo pieghi e arrotondi per salire. Mi avvicino di nuovo, continuo con i miei squat con i piedi allineati, scendo, vado a sedermi su una sedia immaginaria. E sali, scendi, sali, lo fai 7 e 6, uguale a prima, 5, puoi sempre tenerti e scendere un po' di meno, 4, quello che puoi dare. Allinea sempre la schiena, tieni l'addominale attivo, cassa toracica chiusa, 2, l'ultimo resta, piccolini, 8,
7, 6, 5, 4. Bene l'appoggio nel tallone. 3, 2, rimani fermo lì. 8, 7, 6, scegli tu come stare. 5, 4, 3, 2, 1 e risalgo. Un respiro di recupero. Poi parto con i talloni, il sinistro e ripartiamo. Scendiamo in squat, stacco sinistro, torna a sinistro e salgo. Squat, su tallone, giù tallone, solo sinistro adesso. Scendo, sali, scendi, sali, schiena allineata, scendi, sali, scendi, sali, attiva l'addominale, puoi sempre tenerti, non forzare. Torna ancora, hop, su, scendo, salgo ancora due, sale, scende, sollevati. E l'ultimo, rimani su col tallone sinistro, piccolini, puoi anche tenerti, mi raccomando. 8, 7, 6, schiena allineata, tieni sempre l'addominale attivo. 4, 3, 2, 1, riappoggi il tallone. Risaliamo. Bravissimi ragazzi, spostiamo la sedia. Io la sposto, voi vedete come mettervi a casa. Dovete avere il fianco sinistro verso la schienale della sedia, ok? Quindi fianco sinistro, anche qui asciugamano o no, fascerò o il piede destro oppure con la mano prendo la caviglia, in base a quello che ho fatto prima mi regolo, è lo stesso esercizio in stand. Quindi ginocchio al petto, tenetevi sempre dalla sedia, inspirate ed espirate, allontanate, andate un pochino indietro col ginocchio, poco alla volta, di nuovo avvicini, inspiri, estendi, espiri, quello che puoi dare. Qui chiaramente mantieni molto l'addome attivo, puoi anche piegare un pochino la gamba sotto per allontanare qui maggiormente il tallone dal gluteo. Qui è molto importante, inspiro avvicino, espiro allontano, mantenere l'addome attivo. Quindi sono in estensione di anca, ma il mio addome non lo mollo, se no vado a gravare un po' sulla schiena. Quindi movimento un pochino più ridotto, va benissimo anche così, senza forzare. Ancora inspiro, espiro, allontano. E tre, ancora due, scegli se asciugamano, se piega la gamba sotto, se tenere la distesa. Ancora uno, resta. Quello che puoi dare, allontani più che puoi. Attiva bene l'addominale, se riesci stacchi e mantieni l'equilibrio, altrimenti rimani sempre in appoggio alla sedia. Mantieni 3, 2, tieni forte il gluteo dietro, 1 e ritorno, rilasso. Io mi giro, anche voi lo potete fare, quindi fianco destro alla sedia. O asciugamano per fasciare la caviglia così a una prolunga, oppure mano alla caviglia. Avvicini il ginocchio al petto, inspiro, tenetevi sempre dalla sedia, allontani, espiri. Piano piano all'inizio, avvicino e allontano. Quello che puoi dare, non forzare, puoi piegare anche la gamba sotto, mantieni l'addome attivo, la schiena forte, avvicini. Allontano, estensione dell'anca, avvicini il ginocchio al petto, vicino al petto, allontani, il tallone si stacca dal gluteo, avvicini, inspiri, allontani, espiri, ancora, tre, allungo, due, allungo, un altro, inspiro, un altro espiro, resto, puoi tenerti oppure staccare, equilibrio, mantieni l'estensione dell'anca, attiva i muscoli del gluteo, due respiri ancora,
Schiena forte, addome attivo, un respiro e torno e rilassiamo. Bravissimi ragazzi, cambiamo blocco di lavoro, riprendiamo la nostra sedia ma con la parte bassa rivolta verso di noi. Ci mettiamo in ginocchio, un po' più indietro così ci sta bene nel lavoro. Ok, da questa posizione andate in quadrupedia, ovvero le mani in appoggio e anche le ginocchia. Cerca di allineare la schiena come hai fatto prima, quindi l'osso sacro mi tira da un lato, centro testa dall'altro. Allungo il braccio destro nella sedia, quindi lo portiamo sopra, pieghiamo l'altro braccio e scendiamo un pochino con il petto. Appoggiate solo la mano e la sedia, se no avete difficoltà, scendiamo quello che possiamo dare, ridistendiamo il braccio sotto e cambiamo, allunghiamo anche l'altro, butto fuori l'aria, scendo col petto, allineo la testa, ritorno quadrupedia, inspiro di nuovo destro su, scende il petto, ritorno, inspiro, ancora scende il petto, sinistra sulla sedia. E alterno ogni volta, vai ancora 4, destra, il sedere rimane alto, allinea sempre la schiena, 3, fuori l'aria, ritorno, inspiro, ancora 2, scendi, ritorno, inspiri, ancora 1, scendi, ritorno, inspiri, ottimo ragazzi, adesso prova a mettere entrambe le mani nella sedia e allungare. Se ho difficoltà a rimanere qui con le mani nella sedia, le appoggio a terra e faccio lo stesso esercizio. Tieni le braccia leggermente aperte fra loro. Qui mantieni staticamente la posizione di allungamento, il sedere rimane alto, le ginocchia sono più o meno, forse un pochino più vicine all'addome, ma sono sopra al bacino. Un respiro ancora. E piano piano risali e riappoggi dalla quadrupedia senza sedia. Allineo, spalle lontane dalle orecchie, guardo avanti in arco, inspiro e arrotondo la schiena con la posizione del gatto, gattone, cat stretch. Guardi avanti, inspiri, spalle lontane. Arrotondi, inspiri, fai ancora 2 volte, arrotondo, svuota bene l'addome, ancora uno, spalle lontane dalle orecchie, arrotondo, riallineo, prova a fare lo stesso esercizio con le mani nella sedia, se ho difficoltà torno di nuovo a terra, quindi guardo avanti, spalle lontane dalle orecchie, inspiro. Arrotondo, gattone, espiro di nuovo, spalle lontane, mando l'osso sacro indietro, inspiri e osso sacro fra le gambe, espiri, ancora 2, inspiro, arrotondo, espiro, un altro, inspiro, allungo, espiro, ritorno, appoggio le mani, vai con il viso davanti alla sedia, così ho maggiore spazio dietro e da questa posizione fa scivolare la gamba sinistra dietro, il piede destro ruota internamente, dopodiché scivoli dietro con la gamba e appoggi i gomiti a terra. Quindi posizione del piccione, chi lo conosce con me come piccione. Gomiti a terra, pugni uno sull'altro, puoi appoggiare la fronte al tuo pugno, alle tue mani. Devi percepire un pochino l'allungamento del gluteo destro. Più allunghi la gamba dietro, più si distende la muscolatura. Se avverti un pochino di tensione al ginocchio, non portare il piede fuori, ma lo lasci sotto al gluteo, ok? Mantieni, se invece riesci, porta fuori un pochino di più il piede.
peso del corpo verso l'esterno, allungati bene dalla gamba dietro, rilassa, allinea la schiena, dopodiché sali leggermente, porti le mani sotto le spalle e sali con la schiena. Hai proprio la tua sedia davanti a te. Allungati nella schiena, se avverti un pochino di tensione, lasci ancora i gomiti a terra e farai questo esercizio a terra. Se invece lo ritengo, appoggio le mani alla sedia, sali e allungati, oppure mani a terra, allungo il braccio destro, sollevo e torno, sinistro. E torno, vi faccio tante varianti, continuate a sollevare in modo alternato, forte la schiena, forte l'addome, anche con le mani qua, salgo, scendo, salgo, mani sulla sedia, oppure come vi ho fatto vedere prima, allungo, torno, allungo, torno, lo faccio ancora 6 volte, scegli la tua versione, destra, torno, inspiro, sinistra. E ancora 4, sali, forte la schiena. Se avete un pochino di tensione, mi raccomando, gomiti a terra. Gli ultimi due, inspiro, schiena bella eretta, spalle basse. 1, e torno, ritorniamo con le mani e ritorniamo in quadrupedia. Dalla quadrupedia, o mani alla sedia o a terra. Di nuovo guardi avanti, inspiri, arrotondi, espiri, guardi avanti, inspiri, spalle lontane, arrotondi, espiri, con un altro, sacro indietro, arrotondo, ritorno ad allineare, riappoggio le mani, vado con il viso sopra la sedia, questa volta allunghiamo la gamba destra, e ruota il piede sinistro, scivolo dietro con la gamba che si distende più che posso, pugni uno sull'altro, fronte ai miei pugni, posizione del piccione. Mi raccomando, anche dei cuscini se hai bisogno sotto il sedere, se avverti un po' di tensione, non andare indietro del tutto, ma rimani un po' su col sedere. Allungati bene, allunga bene la gamba dietro. Un altro respiro, percepisci il gluteo sinistro detensionarsi, le spalle lontane dalle orecchie. Dopodiché riportiamo le mani in appoggio, estendiamo la schiena. Qui puoi scegliere se appoggiare i gomiti, se lasciare le mani al tappeto o se portare le mani alla sedia. Hai 3 opzioni. Abbassa le spalle e allungherò il braccio sinistro, inspiro e torno e vado destro e torno. Continua, mantieni l'addome attivo. Mi raccomando, se avverti un pochino di fastidio alla schiena, scendi con le mani. 8, torno, robustiamo la schiena. 7, forte l'addominale. 6, allunga bene la gamba dietro. 5, torno, 4, torno, inspiro, 3, fuori l'aria, torno, ancora 2, e torno, un altro, ritorno, apri bene, e sciolgo la posizione. Molto bene ragazzi, ritorniamo, abbiamo sempre la sedia davanti a noi, la avviciniamo un po', prendiamo l'asciugamano. Cercate di tenerlo un pochino arrotolato, se è un asciugamano piccolo potete ripiegarlo ancora e fare un rotolino per avere un po' di spessore. Lo tenete nelle mani, dopodiché avvicinate il bacino alla sedia, appoggiate piano piano con l'aiuto dei gomiti la schiena a terra e mettete il vostro asciugamano proprio dietro la zona lombare. Dietro l'ombelico, è la zona che non deve appoggiare a terra, quindi l'asciugamano serve proprio per non fare appoggiare la schiena a terra, ma sentire l'osso sacro in appoggio, le scapole e la testa, i nostri 3 punti. Dopodiché
sollevi una gamba e poi l'altra e vai esattamente sulla sedia. Questa è una posizione di scarico, l'abbiamo vista anche l'altra volta. L'asciugamano, mi raccomando, tenetelo o un cuscino basso basso perché dietro nella zona lombare dovrebbero passare, immaginate, tre dita, ok? Le mie quattro, che ho le dita piccole, comunque tre dita dietro la lombare ci dovrebbero essere, ok? E quattro dietro la cervicale. Dalla posizione di scarico, respira semplicemente. Dal naso l'aria entra e fuori l'aria dalla bocca, lascia andare. Puoi anche rilassare il braccio sopra la testa o in appoggio, vicino ai fianchi, palmo in alto, posizione più comoda per te. Respira e lasci andare. Due respiri ancora. Un altro respiro. Lascia andare. Piano piano stacchi la gamba destra. Con le mani vai dietro nel polpaccio. Avvicina un pochino la coscia all'addome, quello che puoi. E provi a distendere un po' la gamba, quello che puoi dare. Mantieni sempre le spalle rilassate. Respira. Se riesci, vai con le mani alla caviglia, distendi un pochino di più la gamba, porta anche il piede a martello piano piano. Il cuscino, scusate, il cuscino, l'asciugamano serve sempre per non appiattire la zona lombare. Ricordati che l'osso sacro dovrebbe stare in appoggio al tappeto. Se vedi che si stacca è perché tira la catena posteriore, quindi cosa dovrò fare? Ridurre la distensione della gamba, l'osso sacro sempre in appoggio, perché la nostra schiena la vogliamo riequilibrare. E rilassiamo, facciamo la stessa cosa dall'altro lato, la sinistra sale. Dal di qui vado con le mani nel polpaccio, ricordati già fin da subito l'osso sacro, distendi quello che puoi la gamba, con l'osso sacro bene a terra, se la gamba si distende bene, altrimenti va benissimo anche piegata perché lavoro sui muscoli ischio-crurali, si allungano anche a gamba leggermente flessa piano piano. Ricordati però l'osso sacro sempre in appoggio. Allunga, respira con le spalle basse, piede a martello se riesci. Permetti alla muscolatura di allungarsi. Un ultimo respiro. Io propongo l'esercizio anche sulla sedia, però lo puoi fare anche coi piedi a terra. Unisci la pianta del piede in appoggio allo schienale. Se hai fastidio puoi anche metterti un cuscino, oppure togliere la sedia, spostare la sedia e farlo a terra, ok? Scegliete voi, pianta del piede a contatto, apri bene il bacino, quindi mantieni le ginocchia aperte, l'osso sacro sempre a terra. Mi raccomando, anche coi piedi a terra, se lo ritieni. La pianta del piede si guarda, puoi anche allontanare i piedi fra loro. Apri bene il bacino. Mantieni l'apertura, in relax. L'osso sacro, mi raccomando, sempre a terra. Se trovi scomoda la posizione, appoggiati con i piedi a terra, come ti ho fatto vedere prima. Un altro respiro. E piano piano richiudiamo le gambe. Voi continuate a stare un pochino nella posizione di scarico che io vengo fra poco a salutarvi. Tranquillamente. Io mi rialzo, voi potete prendervi ancora qualche respiro. La lezione
si esaurisce con questo scarico. Vi vengo a salutare, chiudo la registrazione, ci vediamo per la prossima lezione. Ciao!